Fratelli miei cari, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, buon mercoledì. Mercoledì piovoso ancora, che palle sta pioggia, sembrava troppo bello il sole di ieri per essere vero, ma quel di Milano è questo, quel di Milano è questo quel che offre, che ci dobbiamo fare? Allora, ci siamo andati vicini anche ieri, per chi mi segue su Instagram, visto che da quando lo dico mi state iniziando, qualcuno si sta iniziando anche a seguirmi su Instagram per quanto riguarda le schedine, un progettino che mi sta venendo in mente è sempre quello di fare dei video su qualche puntata da fare. Ieri ci siamo andati veramente vicini per colpa di quel Newcastle maledetto. Se mi fate passare, mi fate un favore, grazie. Ho scordato la cintura, vabbè, ragazzi. Un like per la prossima volta per la cintura, dai. Dunque, dicevamo, ci siamo andati vicini. Però, tralasciando questo, che non voglio perdermi troppo in chiacchiere oggi. Volevo dire un paio di robine sulla partita che c'è stata ieri sera, ovvero Juve-Lazio. Guarda caso, guarda caso, ieri c'è stato un rigore assegnato alla Juve, nettissimo, era nettissimo quel rigore per fallo di Vessino su Cambiasso. Un secondo dopo la VAR subito. Vieni a vedere perché mi sa che qua c'è un fuorigioco. È andata a vederlo, quindi la VAR presente, quando vuole la VAR è presente, proprio bella subito, perentoria. Arbitro che va a vedere la VAR, il monitor, e il rigore annullato. Guarda caso, un giorno prima c'è stata quella schifezza lì del gol di Marco con fuorigioco di Thuram, clamoroso, azione da fermare. Guarda caso lì la VAR dormiva. Ma porca miseria, guarda che caso, è proprio un caso della vita, oh, è proprio, oh, ragazzi, può capitare, può capitare. Ci possiamo fare, capita, capita. Chissà come mai soltanto da quella parte lì capita, ho avuto coraggio ieri. Diciamo che ho avuto coraggio nel guardare soltanto il primo tempo, giuro, ho dovuto guardare soltanto il primo tempo, mi sono fatto coraggio, ho detto, a guardarmi la Juve è un bel rischio, rischio la paralisi facciale nel guardare questa Juve. Ho guardato il primo tempo, poi dopo ho ceduto, mi sono guardato il mio carissimo West Ham nel derby contro il Tottenham. Aggiungere una Juve che vince facile con la Lazio, secondo me. Una Juve che praticamente ipoteca la finale di Coppa Italia. Una Juve che non gioca sempre mai bene, non gioca mai bene la Juve, però obiettivamente c'ha tre individualità per quanto riguarda gran giocatori, c'ha Chiesa, Vlahovic, Bremer. Migliore in campo secondo me ieri Bremer, gol di Vlahovic e gol di Chiesa. Strana la vita, eh? Che strano. La Juve è veramente inguardabile lo stesso, ha vinto 2-0 ma è inguardabile lo stesso. Devo dire che però Allegri su queste partite qui è un lupo, è infallibile. Questa è una roba che magari Pioli da Allegri potrebbe imparare, perché guardando la Juve di ieri sera, la Juve dell'ultimo periodo, fossimo passati noi con l'Atalanta, non dico che me la sentivo già in tasca la Coppa Italia, però mi sarebbe veramente piaciuto perlomeno arrivare in finale e poi giocarmela, visto che è l'unico trofeo che quest'anno secondo me si potrebbe vincere, perché l'Europa League la vedo come una chimera, lo sapete benissimo, non ne faccio mai mistero, visto che tutti quanti dicono che Pioli rimane sicuramente. Io non dimentico, ragazzi, non è perché adesso stiamo facendo, abbiamo fatto 6 vittorie nelle ultime 8, io devo dimenticare i 5 derby persi, 12 con 12 gol al passivo e uno all'attivo, gli infortuni, il 505, insomma, io queste robe qua non me le dimentico. Quindi per me sarebbe da cambiare, proprio seduta, non adesso, a fine stagione sarebbe da cambiare. Ieri mi sono imbattuto in un post, non mi ricordo se di Spazio Milano, Milan News, insomma, parlava del papà di Pulisic che parlava del figlio. Insomma, diceva che comunque Pioli è stato importante per Pulisic nell'inserimento del Milan, ha dei meriti, insomma, diciamo che ha dei meriti Pioli per Pulisic. Io dico, costa fava. Infatti mi sono imbattuto anche con qualcuno sotto nei commenti nel modo più garbato possibile. Abbiamo avuto un battibecco, uno scambio di opinioni, che questo commento diceva, però se abbiamo comprato Pulisic, non è che Pioli può avere soltanto dei meriti, diamogli anche dei meriti. Ha dei meriti Pioli, per carità, però su Pulisic, ragazzi, permettetemi di dissentire. C'è Pulisic, per uno che lo guardava da anni e anni e anni giocare, l'ho guardato veramente dal suo esordio
fino al giorno in cui è arrivato al Milan lo guardavo sempre, Pulisic è sempre stato un top, quindi tutti questi meriti, Pioli ha tanti meriti, tanti demeriti, però se c'è una cosa dove non ha meriti proprio è su Pulisic, ragazzi. Pulisic è, abbiamo comprato un top player che ha avuto delle difficoltà gli anni passati perché ha avuto dei problemi fisici, ma ragazzi, io lo guardavo ogni weekend Pulisic, quello era un top player anche in Premier League, quindi tu l'hai tolto dalla Premier League, ci hai creduto, gli hai dato fiducia, l'hai messo al centro del progetto, per fortuna mi pare che non abbia, anzi ha avuto qualche problemino fisico anche con noi, mi ricordo contro il Genoa all'andata, però cioè, dare dei meriti a Pioli su Pulisic di quale, cioè che merito ha? Io dei meriti che do a Pioli sono per esempio Loftus-Cheek che io adesso qua mi ripeto perché mi fa piacere comunque dare dei meriti a Pioli, io ho detto tanto purtroppo ce lo dobbiamo tenere anche l'anno prossimo e insomma tappandoci il naso perché tutti quanti sono per i Pioli out, però ci sono dei meriti che ha il mister, per esempio il merito più grande che io gli do in questa stagione, lasciando perdere tutti i demeriti, è la posizione di Loftus-Cheek. Però anche Loftus-Cheek hai comprato un giocatore che viene dal Chelsea, sono giocatori che hanno vinto la Champions League col Chelsea, quindi diciamo che il compito era abbastanza più facile, no? Loftus-Cheek, ok, tu l'hai preso da mezzala, lo hai messo trequartista e Loftus-Cheek è arrivato ad aprile, è arrivato in doppia cifra e su questo ha dei grandissimi meriti Pioli, io non sto dicendo di no, però diciamo che i tanti demeriti che ha, non lo so, 505 vogliamo parlare? Cioè, quelli sono dei meriti clamorosi, quello più di tutti è che comunque siamo arrivati, abbiamo fatto 6 vittorie nelle ultime 8, nonostante ciò siamo a meno 14 lo stesso dalla vetta, cioè è una stagione un po' insapore secondo me, è un po' insapore anche se dovessimo andare avanti in Europa League. La stagione è in sapore perché quelli ti vincono la seconda stella, tu vai fuori dalla Coppa Italia, non ci siamo mai giocati niente, neanche il campionato, l'Europa League vediamo, può essere una, non lo so, una mina vagante, però obiettivamente tu vai avanti con la Roma, ti potresti giocare anche una, un'ipotetica finale, però dopo devi andare a scontrare il mostro sacro che è il Liverpool, quindi è una stagione abbastanza in sapore. Detto ciò, se come sembra dobbiamo tenercelo, sarà confermato Pioli, non è che possiamo cominciare già adesso a rompere le palle, io lo sapete come la penso io, dovrebbe essere cambiato, perché comunque una squadra, una dirigenza che dice che vuole, sono ossessionati dalla vittoria, Pioli lo cambi, perché Pioli è uno che è un buon, come si dice, un buon autista di autobus, ecco, un buon autista di autobus, però se gli metti in mano una Formula 1 e lui ti guida lo stesso da pilota, cioè ti guida lo stesso da come si dice, da quello che guida l'autobus, cioè non so come spiegarlo, non so se si è capito molto bene questo, cioè comunque penso si sia capito, dai, adesso non penso di parlare con gente ritardata, è uno che ti guida bene l'autobus, quando gli metti in mano la macchina da Formula 1 te la guida lo stesso come se stesse guidando l'autobus, cioè è questo, è proprio... Non si dovrebbe distaccare troppo dalla realtà, la mia opinione. Detto ciò, volevo dire due paroline sulla questione. Adesso si sta parlando di che il Milan abbia già individuato i giocatori giusti per la mediana, per quello che serve a noi, che serve veramente tanto a noi, che ovvero il centrocampista di rottura. Si sta parlando di Kefren Turam e di Youssouf Fofana. Entrambi giocatori che mi piacciono tantissimo, che conosco da parecchio, fanno parte della mia lista del talent scout che magari un giorno ve la presento anche, la lista fatta da 12 pagine, di 10 giocatori ogni pagina, quindi 120 talenti che esploderanno col passare degli anni, io ne sono sicuro. Vi dico la mia, per quello che vedo, per quello che serve al Milan, il giocatore giusto tra questi due qua sarebbe Youssouf Fofana. Youssouf Fofana che gioca nel Monaco e che è un giocatore che è uscito dal Monaco, che poi è venuto al Milan e nella prima stagione ha spaccato i culazzi. Un certo Thiemo Bakayoko è uscito dal Monaco, è andato al Chelsea,
poi il Chelsea l'ha un po' sbolognato. Vi ricordate voi il Monaco, il primo Bakayoko quando è venuto al Milan, ve lo ricordate? Ecco, Fofana assomiglia a quel giocatore lì, però mi sembra un giocatore un po' più con la testa, nonostante abbia un fisico pazzesco. E su questo non è secondo a Kefren Thuram, perché Kefren Thuram è alto 1,95 m, 1,92 m, insomma, Marco Antonio di quelli esagerati. Però Kefren Thuram mi sembra uno un po' troppo stabile, ecco. Invece Fofana è uno veloce, tecnico, esperienza, fisico, ha il passaggio in verticale. Mi sembra un giocatore perfettissimo, perfettissimo per il Milan. Ora, io ho visto che comunque il Milan sta guardando dei giocatori che hanno la scadenza l'anno prossimo, nel 2025, e anche che Kefren Thuram lo è. Io per 20 milioni è un giocatore che non mi lascerei assolutamente scappare. Questo è un giocatore che non mi lascerei assolutamente scappare, perché è comunque del 98-99, quindi si sta parlando di uno pronto già dal punto di vista dell'età, 25-26 anni, è perfetto, quello sarebbe perfetto per il Milan. Detto ciò ragazzi, ci possiamo anche salutare qua. Per quanto riguarda la squadra del Milan, io più che attaccare, cioè l'attaccante servirà per forza perché Giroud va via, i giocatori pare si stiano individuando dal punto di vista della mediana, del giocatore di rottura. Io non sottovaluterei assolutamente il discorso terzino destro, perché si sta parlando del rinnovo di Calabria. Però anche lì bisogna fare un salto di qualità non indifferente. Cioè io anche l'anno prossimo, guardami, con tutto il rispetto che ho per Calabria, che è un giocatore cresciuto nel Milan, un giocatore che è veramente milanista, io sinceramente guarderei anche il discorso terzino destro. Insomma, fatemi sapere voi, tanti temi oggi, infatti siamo andati abbastanza lunghi, 12 minuti, fatemi sapere voi cosa ne pensate nel video. Iscrivetevi al canale, mi piace, seguitemi su Instagram il pendolone. E stasera ci riproviamo ancora a sgraffignare qualcosina prima del weekend. Un bacio, ciao a tutti ragazzi.